Bene amici, oggi scopriamo insieme la Nautica Esposito Positano 28 Open, un natante con una lunghezza fuori tutto di 8,60 m e una larghezza di 2,90 m. Noi ora faremo una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento, ma voi come sempre ricordatevi di lasciare un like a questo video e commentare con la vostra opinione. Scopriamola insieme! A poppa troviamo subito una plancetta davvero molto ampia, come ci ha ben abituato il cantiere Esposito, con scaletta scomparsa, anch'essa piuttosto generosa, guardate qui, togliamola, la molla e ci consente quindi lo sfilo totale. Qui ci sono anche doppio corrimano TNT bene per agevolarci l'uscita dall'acqua e anche una comodissima maniglia appunto per aiutarci nell'ingresso e nell'uscita dall'acqua, che ovviamente è removibile. Poco più avanti troviamo subito un primo gavone piuttosto profondo e largo dove lasciare gli oggetti bagnati, perché qui appunto come potete vedere ci sono i fori di scolo e quindi poter lasciare fuori dall'imbarcazione tutti gli oggetti bagnati. Accediamo a bordo sul lato di dritta con porta ricavata dal profilo della murata, vedete, in questo modo abbiamo un comodo corridoio e arriviamo quindi subito in pozzetto. Vi faccio subito notare che l'intera imbarcazione, tutto ciò che vedete di legno in questa barca è fatto in tech massello, con battaiola molto particolare lamellare, e guardate qui, è davvero un pezzo unico. Qui troviamo subito il tavolino a ribalta che ci consente quindi di raddoppiare la sua estensione e creare una dinette di poppa sfruttabile grazie anche alle panchette laterali che sono gavonate anche loro, in questo modo aumentiamo ancora lo spazio di stivaggio, mentre qui al centro si trova il gavone che dà accesso alla linea d'asse. Vi parlo di linea d'asse perché in questo caso la barca è motorizzata con un doppio motore da 195 cavalli, ma è possibile anche la versione monomotore. Qui sul lato di dritta c'è un'ulteriore panchetta, tutte le panchette sono previste con cuscini per ampliare il comfort a bordo e c'è anche tantissimo spazio, guardate qui, linea open di nome e di fatto, che ci consente quindi un agevole movimento a bordo, vedete, io riesco a muovermi senza nessuna difficoltà. L'intera area è ombreggiata grazie alla presenza del tendalino, quindi relax assicurato, e il tendalino consente anche la navigazione, quindi noi possiamo tranquillamente navigare anche ad alte velocità senza nessun problema. Sul lato di dritta si trova la seduta monoposto ma piuttosto larga, con bolsa regolabile, in questo modo io posso scegliere se navigare seduto o con il bacino poggiato. Qui c'è un gradino creato appunto dal passavanti, ho il timone davanti a me, guardate, anche con le ginocchia piegate non mi dà ingombro, interruttori disposti su due file, al centro c'è il comando di controllo dell'elica di prua, ma vi assicuro che con la doppia motorizzazione in linea d'asse è davvero semplicissimo fare manovra, perché si può manovrare tenendo il timone fisso e regolare quindi la rotazione con i due motori. Qui ci sono gli indicatori della doppia motorizzazione, in questo caso fornita da Yanmar, indicatore invece del serbatoio analogico, interruttori on off, bussola ben visibile, qui c'è la presa con porte USB e qui c'è il regolatore dei flap. C'è anche la presenza del parabrezza che ci consente quindi di avere un riparo dal vento fino all'altezza delle nostre spalle, e ovviamente essendo un'imbarcazione open ci consente di avere una piena visibilità. Essendo motorizzazione in linea d'asse, a centro scafo si trova anche la sala macchine che ci consente quindi di accedere tranquillamente ai motori e quindi ispezionarli e fare tutte le operazioni di rimessaggio. Ci spostiamo verso prua e guardate qui quanto è ampia, una prua davvero immensa, ovviamente sono previsti i cuscini che ci consentono quindi di avere un'area, ditemi voi quante persone possiamo trovare qui che si rilassano a bordo. Al centro c'è il passo Duomo, ovviamente è prevista anche la chiusura del cuscino quadrato per aumentare l'estensione e quindi avere un'unica area relax davvero incredibile, e passeggiando su questa prua troviamo la doppia bitta da un lato e dall'altro con la bocca di granchio passacima per evitare di far sfregare le cime sul profilo del legno, rinforzo ovviamente in acciaio per lo stesso motivo e verricello ben visibile sulla prua. In questo modo io sono, guardate, in plancia, anche con persone stese non ho problemi di visibilità e quindi una sola persona può effettuare tutte le operazioni di manovra con, in caso di necessità, l'accesso per avere il controllo della catena. In questo modo tutti i vani sono facilmente ispezionabili e quindi una sola persona può effettuare tutte le manovre. Non manca nella porzione anteriore della console questa porticina che ci dà accesso ai contatti e quindi qui abbiamo gli staccabatterie e gli interruttori. Accediamo quindi al di sotto del prendisole, guardate, si solleva con doppio portellone con molla a gas, in questo modo non facciamo fatica, spostiamo la porticina d'ingresso ed entriamo quindi in quella che può
essere definita anche una cabina, perché abbiamo tre gradini qui che ci facilitano l'accesso, gradini piuttosto ampi, quindi non abbiamo problemi a muoverci a bordo. Frigorifero verso poppa, qui ci sono dei cassetti per aumentare lo storage, quindi ogni oggetto ha una sua posizione a bordo, oltre ovviamente alla presenza dei mobiletti e dei ripiani disposti sulla sinistra. Qui c'è un comodo piano d'appoggio, qui ulteriore portello all'interno della murata, e abbiamo quindi tanto spazio anche per poterci muovere. Qui, anche in questo caso, non sono presenti cuscini per darvi l'idea dell'accesso a bordo, perché ci sono ovviamente i portelli che si sollevano e quindi danno tanto spazio anche all'interno, quindi abbiamo altri gavoni, mentre a prua c'è spazio per un letto matrimoniale. Letto con conformazione triangolare, qui al di sotto c'è l'ulteriore gavone che ci dà accesso praticamente in carena, quindi molto comodo anche per l'ispezione, ma soprattutto sulla prua si trova un portello stagno che ci dà accesso al motore dell'eliga di prua. In questo modo, come vi dicevo, tutto può essere facilmente ispezionato e monitorato. Ci sono le luci e qui vi faccio vedere la presenza dell'indicatore delle acque nere, perché al di sotto della scala, soluzione davvero molto intelligente, c'è il WC, quindi pienamente accessibile e sfruttabile, con tutti gli imbarchi qui e il controllo delle saracinesche, e quindi abbiamo una vera cabina vivibile, perché c'è anche la presenza del WC. In questo allestimento non è presente la cucina, il ripiano qui vedete è libero, ma opzionalmente è possibile sostituire la seduta e creare un blocco in vetroresina con all'interno la cucina. Oppure, in alternativa, qualora volessimo lasciare questo tipo di seduta, possiamo installare un mobiletto con appunto fornello e lavello sulla sinistra. E quindi, cari amici, questa è la Nautica Esposito 28 Open. Come sempre, se il video vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre, per tutti i prossimi video, ci vediamo sempre sul mio canale. Ciao.